altro aspettavi, eh? Su RTV 38, Dada, la TV che non ti aspetti. Ed eccoci ritrovati puntualissimi all'interno della cucina di Dada, in amore e in salute. Oggi ricettina direttamente da Pechino con la nostra chef Xing Liu. Benvenuta qua, grazie, Dada. Grazie mille, grazie. Allora, vedo già un po' di ricettine, ingredientini. Esatto. Quindi, cosa ci farai? Wow, stasera si fa un ricetta tradizionale del nord della Cina, mm-hmm. Ok? Una ricetta della bisnonna, nonna, la mamma e... Quindi una ricetta della tua tradizione familiare. Esatto, esatto. Quindi nel tuo ristorante non la possiamo mangiare, ma da casa sì, perché la possiamo replicare. Diamo subito la lista degli ingredienti, così iniziamo poi a spiegare anche tutti i procedimenti. Abbiamo detto ricetta a base di maiale, quindi 150 g di filetto di maiale, 150 g di uova, 5 g di funghi secchi, 50 g di carote, 5 g di sale, 3 g di salsa di soia, 5 g di vino giallo, 8 g di olio di semi, 2 uova, un pizzico di cipolla, un po' di zenzero, 2 spicchi di aglio, 2 cucchiai di amido di mais, olio di sesamo quanto basta e un cucchiaio di aceto nero di riso. Benissimo, sì. Quindi aceto nero di riso in questo caso dove lo possiamo trovare? Direttamente anche dai supermercati? Sì, abbiamo usato questo, diciamo, aceto di riso tradizionale cinese, però ovviamente si può usare anche aceto di riso normale, sì, indipendentemente dalla colorazione. Sì. Iniziamo quindi, iniziamo alla scoperta di questa tradizione. Super, allora per iniziare qui abbiamo già tagliato il prosciutto, bene. Ok. Prosciutto di maiale, quindi prosciutto il nostro maiale, filetto. Esatto. Okay. L'ingrediente principe della ricettina di oggi, come diciamo sempre. Yeah. Un po' di acqua, poi qui ho un po' di fecola di mais, ok. Amido di mais. Mm-hmm. Mischiato dentro. Lo mettiamo un po'. Ah, con l'acqua così da fare proprio esatto. Una giusta cremina. Mm-hmm. No, per rendere anche molto più morbido mm-hmm. dopo questo trattamento, ok? Mm-hmm. Benissimo. E dopo questo lo andremo a cuocere. Sì. Poi? Laviamo sempre le mani per rispettare la sicurezza anche dei nostri ambienti, che è fondamentale. E oggi proprio arriveremo a scoprire anche i dettagli della cucina cinese. Cucina cinese in questo caso utilizzando anche i funghi, che i funghi fanno parte anche della nostra tradizione toscana e non solo. Esatto, diciamo anche questo piatto molto salute, ci piace, c'è uova, carote, cipolle, anche orecchie di Buddha e carne, ok? Quindi partiamo con le uova. Uova. Mm-hmm. Due uova quindi utilizziamo in questo caso. Mm-hmm. Per quanto riguarda la cottura, come sarà? La cottura, allora, ci vuole poco, mm-hmm. importante per la nostra preparazione, ok? Quindi se seguiamo tutta la ricetta, la prima, diciamo, 70% sono preparazione. La preparazione, la cottura quindi è veloce, veloce. Super veloce. Super, quindi, super veloce. Anche una ricetta, diciamo, dopo lavoro, una cosa molto vicina e veloce per la casa, no? Mm-hmm. E anche comoda, perché comunque le uova... Nelle nostre abitazioni ci sono sempre. Esatto. Il filetto di maiale, che può essere un'ottima alternativa anche per variare le nostre proteine. E poi anche cipolla, carote e funghi secchi. Abbiamo spesso parlato anche di funghi secchi, che non è vero che i funghi secchi hanno meno proprietà rispetto ai funghi freschi, anzi, proprio sono un mix concentrato di vitamine e sali minerali. Sì, mm-hmm. ti aiuto. Okay, allora, grazie. Qua okay. accendiamo. Super. E lo mettiamo qua. Fuoco alto, fuoco basso. Alto. Quindi mettiamo il fuoco altissimo. Okay. Un po' di olio. Olio extravergine di oliva. Mm-hmm. E poi iniziamo con la cottura. Esatto. Per saltare prima i uova, ok? Ah. Quindi, prima cosa le uova. Faremo una specie di frittata allora. Esatto. Ok. Quindi aspettiamo l'olio che si scaldi, nel mentre io vi ricordo che è sempre attivo il nostro QR code di riferimento anche qua
nel nostro Tada in cucina. Basterà quindi scansionare il codice, potete sia rivisitare tutti gli ingredienti di questa ricetta, ma anche farci delle domande o eventualmente commentare insieme. Ovviamente qui abbiamo anche un ingrediente che viene dal nord della Cina, si chiama lily flower, fiori lily, ok? Un fiore seccato, quindi una, diciamo, signature di questo piatto. Per quanto riguarda anche i funghi, che tipo di funghi hai utilizzato e andremo quindi ad utilizzare? Questo io ho usato orecchi di Buddha, quindi uno dei nostri funghi tradizionali. Ovviamente possiamo cambiare in Italia tipo anche funghi champignon, altro tipo di funghi. Anche volendo funghi porcini. Puoi anche usare funghi porcini. Funghi porcini, insomma basta che siano funghi quindi. Esatto. Bene, bene. Quindi facciamo la nostra frittata. Dopodiché andremo ad aggiungere il protagonista. Sì. Quindi il filetto di maiale. Ok, uova leggermente, cuocile leggermente, okay, non bisogna cuocere troppo perché dobbiamo saltare dopo ancora, okay? Solo un pochino. Quindi proprio un minutino di cottura. Esatto, esatto, esatto. E si chiama maiale mushu. Mushu, yes. Per quale motivo mushu? Diciamo un nome nominato dal nostro imperatore. Anche Mushu. Infatti Mushu, io conosco quello di Mulan. Bene. Anche diciamo il tanto tempo fa il Re di Buddha, tipo Mushu, quindi questo piatto è nominato così. Quindi era il vostro proprio imperatore cinese. È un nome tipico comunque Mushu in Cina. Diciamo per questo piatto, ok, abbiamo questo nome. Anche manzo cipolle si chiama Mending, è anche nominato questo piatto in nostro imperatore perché è come simile alla chiotto della porta pechinese, si chiama Mending, ok? È una specie di panino, diciamo. Una specie di panino, quindi. Allora, ora possiamo saltare questo carne. Andiamo a saltare il filetto di maiale. Precedentemente abbiamo aggiunto un po' di acqua con l'amido di mais per rendere più morbido, per creare una specie di impanatura, un'impanatura più innovativa. Okay. Poi aggiungiamo le folle, bene. Poi un po' di aglio, di spezie aglio, ok, e ginger. Il ginger, ok, super. Il ginger tra l'altro fa molto bene anche per le nostre vie aeree. Quando abbiamo un po' di raffreddore, mal di gola, consigliamo anche proprio di aggiungere alla nostra alimentazione, alle nostre insalate, un po' di ginger. O perché no, anche proprio farsi una tisana con il ginger, una bella tisana calda. E vedrete come il naso si libererà. Ok. Questo cos'è invece? Questo è il nostro Shaoxing Wine, un vino giallo chiamiamo. Noi in Italia possiamo usare vino bianco. Bianco, sì. Liscio, bollicine? Liscio, quindi. Quindi una cotturina veloce. Poi, ora aggiungiamo i nostri ingredienti, carote, ok? Ho portato anche un po' di cipollotti. Cipollotti. Bene. E poi piano piano andremo ad aggiungere anche i funghi. Esatto. Per quanto riguarda i funghi, essendo essiccati, dobbiamo prima ammollarli nell'acqua, nel latte, oppure li mettiamo direttamente in padella? Anche direttamente. Direttamente, quindi faremo rilasciare piano piano anche tutti i succhi dei funghi dentro proprio la ricettina. Sale. Un pizzico di sale. Sale, assolutamente. Quello la invece, soia. La soia, la salsa di soia. Light soya sauce. Ora, e adesso mettiamo i funghi. Ok, funghi. Quindi ripetiamo, noi possiamo utilizzare anche funghi champignon o anche semplicemente i funghi porcini essiccati. Esatto. Questo è il nostro fiori lili. Mettiamo tutti gli ingredienti e adesso saltiamo per qualche minuto. E tu hai un ristorante qua a Firenze. Esatto. Come si chiama? Si chiama Il Gusto di Xing. Ah. Ristorante cinese o mixate un po' la tradizione toscana italiana con la cinese? Diciamo non siamo il ristorante tradizionale cinese, siamo il ristorante etnico divisionato. Ok. Fatto
ho finito mia scuola, università, fashion design, e poi dopo mi sono buttato nel mondo di cucina. Si vede che hai fatto fashion design dalla tua giacchetta, sì, meravigliosa, con questi fiori. Grazie, e nel grazie. Retro guardiamo un po'. Ah, nel retro c'hai proprio anche okay. il leone. Super. Allora, dopo questo... È pronta quindi la ricettina. Esatto. Aggiungiamo... Il nostro uova. L'uovo precedentemente cotto. Intanto che tu amalgami il tutto, io vi do alcuni consigli nutrizionali per quanto riguarda la ricettina di oggi. Esatto. Partendo proprio dalla percentuale di uova e di carne di maiale, che ci danno proteine ad alto valore biologico, inoltre anche fonte di vitamina B e vitamina K. È un piatto proteico proprio dall'aggiunta di queste due componenti. Per quanto riguarda l'aspetto nutraceutico, abbiamo benessere muscolare e mentale. Le uova tra l'altro contengono la colina, che è appunto una sostanza che aiuta anche a mantenere le nostre appunto cellule cerebrali, quindi fondamentale. E questo spiega anche che veramente le uova fanno molto bene alla nostra salute, ma non dobbiamo eccedere con il consumo, come abbiamo precedentemente detto anche durante la puntata di Tada. Ok, allora bene. L'ultima cosa che dobbiamo aggiungere, chiudiamo il nostro fuoco, ok? Sì. Ti aiuta? Quindi a zero un gocciolino di sesamo olio, ok? Olio di sesamo, parte che dà un profumo particolare e anche dare un colore più luminoso per i piatti, ok? Eventualmente noi possiamo utilizzare anche il nostro olio di oliva. Sì, si può usare anche olio di oliva. Mm-hmm. E poi un pochino di aceto di riso. Aceto di riso. Ecco. Quindi per riandare a bilanciare un po'. Esatto, aggiungi in l'ultimo momento perché altrimenti si sciolte tutto con il calore, ok? Con okay. il calore, quindi esatto. va aggiunto a freddo. Ora possiamo piattare. Impiattiamo allora, e questa ricettina la possiamo trovare anche nel tuo ristorante. No, questa non si questa può no. trovare. Questa è segreta, questa solamente è... per Tada questa ricettina è stata Assolutamente. Fatta. Assolutamente, quando tutte le volte quando cucina questo piatto mi fa ricordare mio bisnonna, sì. Mm-hmm. Loro erano delle cuoche o lo facevano proprio a casa come tradizione? Facciamo a casa, facciamo in casa insieme con tutta la famiglia, ah. ok. Quindi questa ricetta dalla vostra tradizione è proprio fatta come reunion. Yeah, quando vi andate a riunire fate questa ricettina. Sì, tipo Capodanno cinese. Ah. Quindi è anche una ricetta del Capodanno cinese. Esatto. Mm-hmm. Ah. Di solito come l'abbinate? Quanti pasti fate? Oh, facciamo 10-12 tanti, tanti oh. perché abbiamo zia, zio e tutti insieme a mangiare un stesso tavolo tondo. È un momento bellissimo, si fa brindisi, si fa la guli. Sì. Ok. Bene. Per quanto riguarda magari i dolci della tradizione del Capodanno? Dolci Capodanno abbiamo il nostro tang yuan uh-huh. e gnocco di riso con il crema di sesamo, ok? Abbinando un tea o tea jasmine, eccetera, o moon cake. Anche perché dalla vostra tradizione l'utilizzo del tè è molto frequente anche, esatto. non solo durante la colazione o dopo cena, ma anche proprio durante il pomeriggio. Mm-hmm. Bevete moltissimo tè. Per rimanere anche sempre più idratati e non solo, proprio dalla vostra tradizione, con quelle tazzine anche molto piccoline, giusto? Sì, diciamo anche il tea per abbinare in cibo, anche un momento a chiacchierare il nostro, che cosa è successo, legittimamente, è un momento goderle insieme con il, diciamo, amici o famiglia. Un momento di solidarietà anche esatto. tra tutti voi. Esatto. Quindi di riunione, non solo per la famiglia, ma anche magari per gli amici. Sì, amici, eccetera. Ma raccontaci di più su questo Capodanno cinese. Sì. Siamo tutti molto curiosi. Che tipi di eventi avvengono a Pechino, per esempio? Allora, bellissimo, bellissimo, perché quando ti Il parla... drago? Il drago, sì, anche il fuoco artificio, mm-hmm. ok? Perché, fuochi d'artificio. Sì, quando io sono piccolo mi aspettavo sempre Capodanno perché da tipo 2 mesi fa ho iniziato a cercare vestiti nuovi e quindi ricevi la busta rossa con i soldini, denaro dentro, quindi sono super super contenta. Ma questo drago, mm-hmm. da chi è movimentato?
Da che momento? È una storia, diciamo, molto, molto da tanto tempo perché fa. Io sono sempre stata appassionata da Mulan. Sì. Te lo potrei raccontare a memoria, quindi la tradizione comunque cinese mi appassiona molto. Sì, diciamo, quando sono piccola ho sentito di parlare di questo dragon, totale sono 9 dragone, ok? Mm-hmm. E quindi, diciamo, dragon diventare una simbolo. Simbolo di, sì, di Cina. Poi ci sono un sacco di tempi anche, appunto, esatto, per commemorare i santi, per commemorare anche gli dèi, l'imperatore. Sì, noi abbiamo il diciamo, dragon. Io non so, in Italia ci avete qualche simbolo, anche simboli italiani come... Per quanto riguarda il Capodanno... Noi abbiamo delle tradizioni del Capodanno, come per esempio indossare qualcosa di rosso, mangiare chicchi d'uva, perché comunque dalla tradizione portano soldi, oppure brindare alla mezzanotte. Wow. Poi abbiamo un sacco di dolci, anche noi, dal panettone, pan forte di Siena, insomma, abbiamo tradizioni culinarie molto grandi. E alcuni riti scaramantici per aspettare anche l'anno nuovo. Assolutamente. Quindi sì, comunque anche noi, per noi il Capodanno, ma anche il Natale è molto sentito. Ecco, questa ricettina quindi abbiamo capito che non la troviamo all'interno del ristorante, ma da direttamente a casa tua in questo caso. Sì, oh, casa. Abbiamo però una sorpresina. Ah, sì. Abbiamo Asia, io la farei entrare. Bellissima, con il grembiulino. Adesso la vedete, eh? Direttamente con il grembiulino, okay. Tua figlia, giusto? Sì. Ecco, lei, guarda, facciamo una cosa, prendo un'altra forchettina, almeno l'assaggiamo tutte e tre insieme. Eccola super. Qua, è prontissima, eh? È super. Guardala, già pronta. Ti piace il mangiare della mamma? Buonissimo. Lei sarà super. Una futura cuoca, quindi? Gli piace cucinare oppure no? Lei gli piace cucinare, lei quando io cucino è sempre avvicinare. Sì. La tua passione invece come nasce? Passione della cucina? Della cucina. Sì, nasce quando io un periodo convivo insieme con mia nonna, ok? Quindi io vedo sempre lei cucinare, poi quando è il mio tempo di università, cucino sempre da sola, quindi mi piace di invitare le cose nuove, sì. Esplorare. E infatti nella tua cucina al ristorante qua a Firenze troveremo un po' un mix anche di stili e di esplorazioni. Sì, parliamo di nostra emozione, la memoria e moda. Grazie mille. A questo punto l'assaggio anche io, eh? L'assaggio anche io e poi vi faccio sapere se è buono oppure no. Questo pepe. Molto buono. Lei proprio ha una fame. Guardatela qua. Facciamogli uno zoom, guardate. Perché è meravigliosa. Vabbè, è vero, è l'orario di cena. Ho fame, mi piace mangiare della mamma e quindi è giusto mangiare. Ecco, questa ricettina a che dessert l'abbineresti eventualmente? È un dessert. Anche antipasto. Questo comunque voi lo considerate un piatto unico. Esatto. Comunque ci sono le proteine, c'è il giusto apporto anche di verdura. Per quanto riguarda, noi utilizziamo sempre il pane come fonte di carboidrati. Nella vostra tradizione invece cosa si utilizza? Siamo, diciamo, della sud, noi ovviamente un po' di riso abbinando sempre, invece nord della Cina più come... pane cinese, tipo farina acqua, quindi a vapore, ok? O altrimenti la pasta. O pasta comunque, però il riso nella tradizione cinese non può mai mancare. Esatto. Quindi questo lo possiamo abbinare anche al riso eventualmente. Sì, con il riso o la pasta. E come magari fonte di dolce per chi volesse degustare anche un dolcetto della vostra tradizione? Anche magari, raccontaci magari anche un'idea del tuo ristorante per quanto riguarda il dolcetto. Allora, quando parli di dolce sono molto, diciamo, io sono amante di dolce, quindi mi piace molto pasta estenata. Ok, tipo pasta estenata, siccome... Sarebbe, raccontaci un po'. Ok, è una ricetta, diciamo, di Macao, ma originale. Originale viene da... Buon appetito, eh? Buon appetito! Originale viene da portoghese, ok?
Io come Portugal sono stati diversi anni in Macao, quindi abbiamo la ricetta. È come la pasta, come croissant con crème brûlée, per esempio. Tipo un crème brûlée, quindi. Sì. Ancora. Non ce n'è più, dopo questo piatto è finito tutto. Comunque, okay. Allora, io vi riepilogherei un pochino anche gli ingredienti per realizzare questa ricettina, eventualmente anche con la sostituzione di sostanze che possiamo trovare anche qua, per esempio i funghi, abbiamo detto sia porcini che champignon, per quanto riguarda l'utilizzo della salsa di soia, eventualmente con cosa la possiamo sostituire? Oh, salsa di soia, altrimenti non... Aspetta. Dopo andiamo anche a bere. Ok, altrimenti niente, solo il sale, va bene, con sale. Va bene, magari un pezzettino di zucchero, ok, se non usi la soia. Poi, le uova ce le abbiamo, la carne di maiale ce l'abbiamo. Esatto. I funghetti li abbiamo detti, la cipolla, le carote, quindi insomma possiamo fare a modo nostro anche questa ricettina di mushu. Mushu. Abbiamo capito anche mushu. Quindi che mushu non fa solamente parte di Mulan, come conoscevo io, ma fa parte anche proprio della vostra tradizione. Lei quanti anni ha, possiamo dirlo? Quanti anni hai? Sei anni e sarà una futura cuoca insieme alla mamma. Da quanti anni è che sei qua in Italia? Oh, 12 anni. 12 anni? Sì. Ma a volte prendi anche delle influenze dalla nostra tradizione? Sì, assolutamente. Io mi piace tantissimo come truffo, quindi tanti piatti di nostra cucina abbiamo usato anche con tartufo. Sì. Quindi insomma un mix giusto tra tradizione cinese e tradizione italiana, ma anche toscana, perché comunque il tuo ristorante è qua a Firenze, quindi nella nostra Toscana. Quindi se volete deliziarvi un po' di cibo, non del tutto cinese, ma comunque un mix di esplorazioni, dobbiamo venirti a trovare. Mi fa molto piacere. Anche come consigli di stile, perché comunque sei anche una ex stilista, quindi insomma un po' per tutto. Io ti ringrazio per grazie essere mille, stata qua, grazie. Ora possiamo mangiare, ora possiamo mangiare proprio con gusto e noi vi ricordiamo che domani Tada inizierà un'ora prima, quindi direttamente dalle 16, certo, quindi poi andremo avanti fino alle 18 per lasciare spazio al calcio. Quindi buona serata a tutti, un bacione e ci vediamo domani alle 16. E adesso spazio al TG38, il TG della Toscana. A domani.